Annetta del Baranello, Campobassano, che gioca appunto nel Baranello. Allora, vi siete salvati al primo anno in eccellenza. Sicuramente è un buon risultato tutto questo fermato al primo marzo. Sì, siamo molto contenti della stagione che abbiamo effettuato. Ovviamente molto rammarico per questa pandemia che ha dovuto bloccare tutto, ha dovuto bloccare l'entusiasmo di un paese intero che ci sosteneva e nei periodi più bui ci ha dato la forza per andare avanti. Qual è stata la forza per salvarvi nel campionato di eccellenza? La vostra prima volta avete provato a capitalizzare le partite interne? Sì, diciamo la cosa più grande che ci ha fatto raggiungere l'obiettivo salvezza è stato il fatto della la grande mano che ci hanno dato le persone esperte della squadra. Ovviamente il gruppo comunque era molto, molto coeso, quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. A tuo avviso è una squadra da ritoccare questo Baranello? Andrà via qualcuno? Arriverà qualcun altro? Ma sinceramente non lo so. Spero che l'organico rimanga quello dell'anno scorso, magari con qualche innesto che ci possa dare una maggiore mano per il prossimo anno. Però il gruppo, come ripeto, è solido e compatto. Ecco, tu stesso hai parlato con la società, ci sono le possibilità di una prosecuzione? Sì, ci sono le possibilità di una prosecuzione, ovviamente devo vedere anche il mio futuro per quanto riguarda l'università. Il Campobasso sappiamo che lo segui, sei un tifoso, quando puoi sei sempre sugli spalti di Selvapiana. Sì, mi piace molto comunque supportare la mia città e comunque è una grande squadra e stanno realizzando dei progetti molto molto interessanti. Senti, è stata l'estate particolare, quella della pandemia, e lo è stata anche per te perché sei stato un diplomando proprio in coincidenza dell'emergenza da coronavirus. Come avete agito a scuola? Ma sicuramente ho molto rammarico per questo, diciamo, ultimo anno non finito, perché si sa, il quinto anno è l'anno più bello di tutta la scuola, cioè di tutto il percorso scolastico in generale. Però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo dato una grande prova di coraggio da parte di tutti quanti e siamo riusciti comunque a diplomarci.